Buongiorno a tutti, sono Alessandro Silvestri, sindaco di Luni, e vi do il benvenuto a questa manifestazione che è stata organizzata dall'amministrazione comunale assieme agli amici di Luni e con la collaborazione della Soprintendenza Archeologica della Liguria. Ci troviamo nel perimetro esterno dell'anfiteatro romano che il comune da un paio di anni, in virtù di un accordo con la Soprintendenza, ha preso in gestione per garantire maggiore fruibilità e maggiori orari di apertura, e questo ci ha dato un grandissimo riscontro, perché ci sono state in un anno circa 12.000 presenze soltanto nell'anfiteatro, al di fuori, oltre a quelle nella zona archeologica come di consueto, e quindi questo ci dà la misura del ritorno e dell'importanza di questa cosa. Presa in carico dell'anfiteatro ci ha consentito di organizzare anche collateralmente questo evento, composto da figuranti, composto da artigiani che preparano i cibi oppure lavorano il ferro oppure eseguono dei ricami o delle sculture, come poteva essere ai tempi dell'antica Roma. Quindi l'anfiteatro costituisce un piccolo volano e l'occasione anche per riscoprire la nostra storia, una storia che è resa più accattivante con l'aiuto di figuranti che a tutti gli effetti ci fanno rivivere non soltanto l'esperienza dei mestieri, delle arti e delle abitudini, ma anche proprio visivamente ci riportano indietro nel tempo con dei costumi scintillanti e meravigliosi. Quindi grazie a tutti coloro che saranno venuti a trovarci, perché il premio migliore per coloro che si danno da fare è proprio quello di ottenere un ritorno di pubblico. E arrivederci ai prossimi eventi che organizzeremo nella zona archeologica di Luni. Vite, sintese! Arma! Signor Ferre! Portate! Muove! Muove! Muove!